Ehi hey, la ciurma, io sono Mazzetesse e ben ritrovati qui sul nostro sempre più favoloserrimo mondo di Minecraft. Bella, ragazzi! Allora, um, ho lavorato a FK e anche molto. Ho tolto il sì, ho tolto le pedane perché mi rompevano le scatole, non funzionano e, e boh. Uh, allora, ho lavorato un fracco off camera. La cosa più importante ve la faccio vedere dopo. Uh, la cosa meno importante è che. Uh, visto che mi avanzava un uh, generatore l'ho messo qua. Ma era high voltage, quindi non potevo. Quindi ne ho fatto uno medium voltage per la notte per quando non funziona un Kaiser. Aspettando di fare magari un Geothermal Generator Super OP. Con high voltage in modo da mettere qua... Tipo... Pff, uno strafottio di fornaci e grinder di high voltage eccetera eccetera... Questo posso girarlo di nuovo? No, va bene così... L'ho girato così per cuocere della stone... Della cobblestone in automatico... Avevo messo tipo una cosa... Un ponte volante... Con uh, dei tubi che portavano qua... E un tubo che usciva di qua... Infatti ho fatto un controllo logic unit... Che però ho già craftato in... in in video passati quindi sapete che cos'è In modo da non dover stare continuamente a mettere blocchi di, di cobblestone per farla cuocuare E niente ho scoperto una cosa stra OP, Cioè che il, il generatore brucia anche la plastica Ed è una gran comodità perché di plastica ce ne abbiamo un bottissimo Anzi ne abbiamo così tanto un botto che ho dovuto fare una cosa uh, Un pochettino diversa dal solito Uh, dato che non c'era un modo per utilizzare tutta quella plastica, io non avevo voglia di riempirmi, cioè, io sono rimasto qua tipo mezz'ora a lavorare per il quarry, no, sarà stata anche un'ora. E una bronze, no, una copper chest piena di stack di plastica, piena, piena di stack di plastica. Allora mi sono rotto le scatole e ho detto perché non fare una cosa tipo la mod che magari voi conoscete, che eh, c'è per Minecraft, che comprime la eh, cobblestone facendone dei, un blocco da 9 blocchi di cobblestone e un blocco da 9 blocchi di compressed cobblestone e un blocco di doppiamente compressa, triplamente compressa, si arriva fino a 8 volte complessa e ognuno rappresenta 9 unità di quello precedente. Beh, ecco, ho creato una mod per farlo con la plastica. Cioè, in realtà non è che ho creato una mod, ho scritto due righe di codice che ho aggiunto alla um, Home Decor, la mod di Vanessa dove c'è la plastica e ho creato questo, cioè la Plastica compressa una volta, la plastica compressa due volte, la plastica compressa tre volte. Così che qua, in questa cesta, ci sta praticamente uh, più di una copper cesta intera di stack. Perché sì! E... Quindi ho messo un autocrafter in più che è questo. Che appunto da nove pezzi di unprocessed plastic base ci fa un una unità di... Uh... Compressed plastic 1 per eh, e poi questi li ho fatti a mano, nel senso mettendone 9 di questi. Ho messo anche i crafting inversi: nel senso che se noi prendiamo una, le texture le ho fatte io mettendoci semplicemente un numero sopra, proprio a livello demenza. Se metto eh, uno di questo, mi da 9 di 2 compressed, e se metto uno di questo, mi da 9 da... di 1 compressed, e se metto così, mi da 9 di questi. Eh, quindi potete vedere che da uno di tre guardate quanti cavolo ne vengono fuori. Cioè da uno di tre sono già parecchi stack. Sono uno stack, due stack, tre stack, quattro stack, cinque stack, sei stack, sette stack e mezzo quasi. Ecco, vedete che è, è mostruosamente conveniente come questione. Eh, di conseguenza, GG, e con la plastica che avanza potrò benissimo farci eh, usarla come combustibile in là in casa. Quella che invece non ci serve verrà storata qua e se per caso dovesse eh, diventare troppa comprimeremo ancora di più. E perché sì perché potrebbe servirci molto e mi scocciava di fare un modo per eliminare tutta quella plastica cioè buttarla, raccoglierla per poi buttarla. Perché buttarla quando possiamo conservarla con una mod apposita? E quindi la tengo anche in vista di utilizzare la. Mod di cui ho visto sul forum che eh, crea dei blocchi di plastica decorativi che possono essere utilizzati per il mondo, potrei farci molte cose carine. E, e quindi per ora la conservo, dopo vedremo poi che cosa farcene. Ok, per il query ci è voluta un'eternità e mezzo, questo è un po' un video spiegazione, credo che non faremo molto progress perché ho da spiegarvi il molto progress che ho fatto off camera. Allora, qua era come ci eravamo lasciati l'ultima volta. Questo è quello che ho fatto in praticamente un paio di ore della mia vita. Eh, ci ho messo più per disporli che per non, craftarli, che non per craftarli. Perché? Allora, qua non è stato molto complesso: ho fatto quattro file di 10 geothermal generator messi uno sopra l'altro. Nel senso che qua scende giù in profondità per una decina di blocchi, diciamo. Eh, qua se metti la fonte in alto diciamo questi sono 10 lava source e questi sono 10 water source, scende giù sotto quindi alimenta anche quelli più in basso. Che adesso vedremo da questo rapido accesso, Da questo comodo accesso, eh, come potete vedere, sì, si può vedere la lava e l'acqua in tutti i livelli. È un po' buggato perché non si vede bene che continua, ma è come se fosse continuo, ecco. Il problema è che eh, bisogna mettere delle switching station per ognuno di questi qua, con un supply converter, che questo è un po' buggato dice che non ha il network, ma ce l'ho il network, eh, che converte in medium voltage, poi una, una switching station per ognuno di questi quattro cosi qua, con una rispettiva, eh, con un rispettivo supply converter che converte a light voltage, quindi oncraftic. Oh, Crafting over 9000. E. Eh, in più si è messo fuori un bug. Per cui volevo fare tutto più compatto. Ma se il cavo. Parlando qua del eh, low voltage, medium voltage, se il cavo del medium voltage è troppo vicino a quello del light voltage, la eh, switching station si disabilita perché vede che c'è una switching station collegata al medium voltage. Allora crede di essere collegata al suo stesso coso. E allora dice: No, non funziona. E quindi va tutto a meretrici, ecco. Per dirlo con parole un pochettino più auliche. Per non dire che va tutto a donnacce, cioè, ecco. Di conseguenza ci ho perso tipo un'ora da solo per capire qual era il problema e fare un setting diverso riscavando tutto da capo, ricolmando i buchi che avevo fatto enormi, le voragini eccetera eccetera. Ho dovuto craftare altra roba, posizionare in modo diverso, togliere i cavi, eccetera eccetera. E tra l'altro mi è tornato utilissimo... Il mining drill perché questi cavi ci metti tipo 30 anni a romperli, eccolo. E non c'è. Cioè, Dovrei tipo farmi la wrench, forse, ma non, non so se si può craftare la wrench. Forse è solo un. Infatti, non si può craftare la wrench. E allora ho usato quello che andava benissimo lo stesso. Ehm. Detto questo ho anche dovuto modificare di nuovo, come potete vedere qua converte 3000 medium voltage in 3000 high voltage. Ho messo il, la conversione del 100%, perché altrimenti ho calcolato che avrei dovuto utilizzare almeno il 50% di geothermal generator in più. O fare delle file lunghe il doppio, cambiando però il coso che avevo cambiato tempo fa di 3000. Cambiando il coso di 3000 avrei dovuto cambiare sia la... Eh, sia il... Il circuito che è presente nella farm di grano sia quello che è presente per il grinding dei minerali aggiungendo il doppio di digital generator e quindi. Bah! Dopo tipo due ore che ci stavo lavorando sopra ho detto vaffanbrodo. Cioè. Per... Proprio vaffanbrodo vaf, Real bad angel Se vedi questo video proprio vaffanbrodo eh, Ho modificato la tua mod Senza sapere nemmeno se Da diritti d'autore posso fare L'ho modificata Non me ne frega niente Proprio niente E sì sono un lamerissimo Sono un cittadino del Kaiser dite quello che volete ma ho fatto le scatole e voi pensate che tutto questo sarebbe da fare per 100 blocchi per farlo scavare 100 blocchi se non l'avessi modificato per fortuna l'ho modificato adesso fa 1000 blocchi e niente sarebbe da mettere adesso delle ceste qua sopra e ehm, che ho portato effettivamente per evitare casini il eh, cavolo staccato, ma eh, il tutto dovrebbe effettivamente funzionare, l'ho settato a 8 perché di più mi pare che non vada, ma comunque un 8x8 per, per 1000 sono comunque 8x8 64, 64.000 blocchi che GG, credo di non poter neanche storare così tanti blocchi, vedremo. Per ora ci sono 5 gold chest e spero che bastino poi vedremo, probabilmente avremo sufficienti materiali poi per poterci permettere qualcosa di più. Eh, mi accorgo ho già subito adesso dell'errore perché eh, non ho preso dei eh, cavi che impediscano di cascare fuori agli oggetti. Eh, voi sapete che alla fine dei eh, vari segmenti qua ci sono dei grossi problemi. Quindi dovrei prendere due eh, di quelli. Eh, sorting, tube. Da mettere uno all'inizio e uno alla fine, per evitare che vengano buttate fuori le cose. Perché anche se si trattasse di cobblestone, di cui sono pienissimo. Ehi! Perché sprecare dei materiali che potrebbero servirci? Quando possiamo mantenerli. Fin tanto che possiamo mantenerli. Quando avremo troppa cobblestone, che, cioè tipo. ce ne avremo fin sopra gli occhi, fin sopra la punta dei capelli. Eh, niente, potremo buttarla in quantità. Però per ora. Ehi, hey, teniamocela. Eh, non ne ho però. Eh, quindi abbiamo bisogno di craftarcene un paio: Accelerating, teleporting, pneumatic tube, conducting, crossing, detecting. De Protecting no, sorting, eccolo qua con 4 uh, cristalli di mese. Speriamo che tra poco non avremo più bisogno di uh, lesinare sui materiali. Grazie al nostro Ipery, che poi dopo magari in seguito sposterò da un'altra parte. La world anchor l'ho messa. Là per ora, ma possiamo metterlo anche da un'altra parte. Magari facendo delle. Ehm... Come dire, dei teleport pad che ci permettono di spostarci in zone più remote del nostro mondo. Perché il fatto di avere dei quarry accanto a casa non è una gran bella cosa. Perché. Ehi! Chi vorrebbe un'industria che ti scava un pozzo profondo un chilometro davanti a casa e non ci mette neanche delle. Staccionate di legno davanti Quindi Ecco Allora qua faccio che eh, Mettergli come verde eh, Allora giallo disattivato Blu e verde attivi Rosso, nero, bianco disattivi Perfetto Così non rischiamo E qua gli mettiamo tutti i disattivi tranne il verde Perfetto Me l'hai preso Ok, ora dovrebbe essere tutto a posto, dovrebbe andare a infilare qua dentro, qua abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, per 3, 6, 9, 12, 15, 6 per 15, 6 per 5, 30, 6 per 1, 6, 90 stack, per 5 sono all'incirca 500 stack. Meno 50, quindi 450 stack. Eh, diciamo che per ora può bastare. 450 stack, credo che ne avremo bisogno di più. Ma vabbè, allora come potete vedere, inizia già a scavare alla massima potenza. Anche perché qua non va a potenze differenti, qua va a. perché stai mettendo tutto in questa cesta? Vabbè, come preferisci? Il blu ce l'attivo comunque, sì. Preferisci quello perché è più corto. Perché i pneumatici... i sorting pneumatic tube sono intelligenti e gli altri sono deficienti come tubi? Non lo so. Non lo so proprio. Però... Ehi, sta facendo un buon lavoro e la sabbia non cade. No, la sabbia non sta cadendo. Cioè vuol dire che tipo non aggiorna i blocchi mentre lavora? Cioè se io tipo faccio un update dei blocchi... Viene giù tutto. Sì, infatti. Però allora, vediamo un attimo l'area. Quale sarà adesso? Ah, mi sta scavando sotto i piedi. Ma dove... Ah, beh, perché questa è la parte più alta. Ma... Eh, quindi arriva solo fino qua. Cioè tipo qua non arriva. Non sto capendo bene che giro sta facendo. Uh, sta scavando, ma quello no. Perché scusa? Forse perché gli ho fatto l'update dei blocchi là? E ora allora si sente turbato da quello? Proviamo a farlo restartare per vedere che cosa Kaiser succede. Allora, toccati un attimo, facciamolo restartare. Dovrebbe iniziare da quei blocchi laggiù in fondo. Se non sbaglio Sta succedendo qualcosa? No Dove sta scavando? Ah sta scavando là ma, uh... ma scava storto? Come prima? Prima stava scavando storto L'avete visto anche voi Perché seguiva il percorso la... Sì sta scavando storto Chissà perché E va tipo a scatti Però vei ehi cioè nel senso io lo voglio ordinato quella roba Cioè tu leva tutto Allora andiamo a stampare da un qua abbiamo anche una pala Quindi togliamo sta roba Scava un po' dritto, una miseria. No, sta scavando tutto storto invece. No, la... Ma qua ha scavato. Perché? Ora va dritto almeno? Sì, credo sia una questione che... Boh. Cioè forse tiene in memoria dove ha scavato e dove no. Però vedi questi dovrebbero andare via. Dovrei pulirgli anche questa zona qua. Eh, sì, è un po' bugoso. Nel senso che qua dovrebbe togliere anche... Levare anche sta roba ma non l'ha levata. Dovrebbe arrivare fino a dove va fatto quel buco là, ecco, fino a qua. Però forse il fatto che quelli non li ha scavati perché c'è stato il mancato update dei blocchi gli ha fatto un po' di grana e adesso vediamo che succede. Qua dovrebbe essere tutto al sicuro perché si blocca... Cioè, per un pezzo, cioè, nel senso avessi scavato un blocco più in qua mi sarei fregato tutto. Non mi frega qualcosa, vero? Ossì... Oh, No, dovrebbe essere tutto al pelo giusto. Non c'è niente di là. Fino a qua. Cosa sta scavando ora? Ah, ok, sta scavando così. No, GG, credo che stia facendo tutto giusto. Anche se ci vorrà tipo una vita e mezza prima che... Dove è andato? Ah, laggiù in fondo. Sì. Non è che sia poi particolarmente veloce, ci vorrà una vita e mezza prima che arrivi a meno 500. Soprattutto con una zona così ampia. Queste gliele eliminiamo magari anche. Ok. Sì, là è rimasto un cactus uh, sospeso. Anche quello dovrebbe avere un block update, quindi... No, ma sembra che stia andando bene. Qua solo... Al prossimo giro partirà la lava. Nel senso che sì. Qua adesso libererà la lava al prossimo scavo. Nespa? Infatti. Però mettendogli quello teoricamente per la questione del block update non dovrebbe più interagire. Non dovrebbe più far grane e quindi resterebbe così. Mm. Mm. Vediamo cosa ci ha procurato finora. Allora, questo e questo glielo mettiamo qua. Autosort di zone. Io metterei l'autosort ovunque in modo da non avere grana. Quella è piena ma dovrebbe mandarli poi di qua quando finisce di riempire quella chest e credo che non ci metterà tantissimo perché bestia guardate quanta roba ha ricavato eh, in così poco tempo credo che dovrò stare un po' a fk e lasciarlo lavorare e credo che non abbia problemi da questo blocco che gli ho messo là qua la scaletta resta Sì, resterà la scaletta e sarà tipo sospesa nel vuoto. <ride> sì. Direi proprio di sì. Là ha dei problemi con gli altri block update, forse giù in fondo, non lo so. Devo vedere un attimo, nel senso che... Qua sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi fino a qua dovrebbe scavare teoricamente. Questo è l'ultimo. Quindi qua tecnicamente non scava più un Kaiser e quindi non dovrebbe avere problemi con questi block update perché quelli sono al di fuori del suo controllo, ecco. Perfetto, perfetto, quindi da, quel, da questa zona qua lui farà 16 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Perché c'è quello centrale Si scava in modo dispari, ecco Quindi... No, oh, ci fornirà un fracco di materiale Gratuitamente, perché Ehi, hey, i geothermal generators Sì, li ho lamerati un po', ma Sono comunque energia gratuita quindi detto questo, eh, per questo episodio può essere tutto, noi ci vediamo nel prossimo episodio, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto, ciao a tutti!